Nel video di oggi ti parlerò di un'abilità molto importante che dovresti voler sviluppare per aumentare il tuo benessere e la tua vitalità finanziaria, ossia la capacità di saper vendere e di saperti proporre in maniera efficace. Potremmo chiamarlo siamo tutti venditori, un po' in senso lato. Ci sono svariati concetti importanti che vorrei condividere questo argomento e lo facciamo immediatamente dopo la sigla. Ciao da Roberto, si diceva oggi parliamo di vendita, argomento per certi versi un po' tabù in Italia e ne parlo proprio in maniera così diretta, senza tanti peli sulla lingua, perché è importante comprendere che davvero in senso lato siamo tutti venditori. Qualcuno di noi è venditore perché ha un'attività, perché lavora in proprio, perché magari è un agente di commercio, ma la stragrande maggioranza delle persone so benissimo che non lo è, ma attenzione bene, deve quotidianamente vendere qualcosa a qualcuno. Vendiamo idee, vendiamo ragionamenti, vendiamo soluzioni, vendiamo professionalità. Un lavoratore dipendente deve vendere se stesso e la propria professionalità al proprio datore di lavoro per sviluppare il suo ruolo, per avere un aumento di stipendio, insomma per cercare di far evolvere la propria carriera. Ma dobbiamo ad esempio vendere concetti ai nostri figli quando li vogliamo persuadere che un certo tipo di comportamento sia più saggio da tenere rispetto a un altro comportamento e viceversa, mangerebbero sempre patatine fritte tutti i giorni. Perché dicevo che questa cosa è un pochino tabù? Perché in effetti culturalmente come latini questa idea della vendita non la viviamo bene e credimi, lo conosco molto bene perché nei miei corsi intelligenza finanziaria e nei corsi che faccio anche sulla mentalità finanziaria lo riscontro sistematicamente come uno dei tabù, degli autosabotaggi più importanti. Molte persone pensano che il denaro, la ricchezza sia un qualcosa in un certo qual modo un po' sporca, insomma, che non le rende una brava persona, e pochissime persone amano vendere, tant'è che se tu apri, che ne so, il Corriere della Sera, un qualunque quotidiano importante, troverai sistematicamente annunci di aziende che cercano addetti alla vendita, agenti, rappresentanti, venditori, insomma in generale, ma non trovano queste persone. Per cui paradossalmente in un momento in cui tante persone sono disoccupate e non trovano lavoro, però rifiutano di occuparsi di compiti e mansioni che non li fanno sentire bene. Eppure questo argomento è davvero tanto tanto importante. T.R. Becker, che è un formatore americano, afferma, io sono molto d'accordo con lui, che ogni persona che ha una buona fiducia in se stesso e crede in quello che fa, crede in quello che propone, non dovrebbe avere troppe remore, troppi scrupoli, come dire, a promuoversi, no? Il che ancora una volta non è che vuol dire che tu devi vendere i ghiaccioli agli esquimesi, ma devi semplicemente sviluppare l'abilità di saper proporre i tuoi contenuti, la tua persona, i tuoi prodotti, se hai dei prodotti da vendere, in maniera efficace. Un po' di anni fa ho addirittura scritto un libro sulla vendita, era un libro pubblicato da Spelling e Kufer, si chiamava Professione Venditore, oggi è un libro che è andato fuori catalogo, chi lo sa, prima o poi lo pubblicherò, quindi un po' di cose su questo argomento lo so, insomma le conosco. Ma lo scopo del video non è veramente andare nel tecnico, ma stimolarti davvero a informarti su questo argomento. Ci sono ottimi corsi di vendita che vengono fatti, ci sono libri, ci sono dispense. Sviluppa l'atteggiamento prima ancora della competenza. Tutti noi vendiamo tutti i giorni, no? Io sono un insegnante, insegno nell'ambito dei miei corsi. Non vendo solo quando devo convincere una persona a iscriversi al corso, vendo anche durante il corso, nel senso che vendo una preparazione, devo cercare di spiegare che comportarsi nella maniera A è più funzionale della maniera B. Non me ne viene niente a me se la persona si comporta A o B, ma credo che il mio compito come insegnante, come mentore, come educatore, come coach non sia solo e semplicemente quello di dire vabbè, la cosa migliore sarebbe questa, poi venditela tu. No, è anche quello di cercare di metterci un'enfasi, come sto facendo in questo video, per cercare di convincere le persone che quel comportamento è un comportamento più funzionale per la loro vita. Quindi che tu sia un insegnante, che tu sia un manager che devi, come dire, persuadere ad esempio un gruppo di persone a adottare un certo tipo di comportamento funzionale alla vita e alla crescita della tua azienda. Se sei un insegnante, sei nella mia stessa identica posizione. Se sei un genitore e con i nostri figli, noi siamo obbligati ogni giorno a relazionarsi. Se non ti piace la parola vendita, trasformala in comunicazione persuasiva, comunicazione efficace, che forse è più
politicamente corretta, ok? Sostanzialmente è la stessa cosa. Si tratta di riuscire a sviluppare la nostra abilità comunicativa di porgere argomenti in maniera più efficace, e mi piace anche dire in maniera magari elegante, in maniera sottile. Il bravo venditore, il venditore in gamba, non è colui che ti violenta, no, e mette come diciamo nei venditori d'assalto degli anni 70, no, che mettevano il piede nella porta e non si andavano più. Quello è un rompiscatole, uno scocciatore, un cialtrone. Io sto parlando della persona che ti riesce a porgere i propri argomenti in maniera elegante, in maniera sofisticata, in maniera sottile. Guarda che non è un'abilità innata che o la hai o non la hai, sono principi di comunicazione che si possono assolutamente apprendere, che vanno dal come porgere gli argomenti e da come argomentare all'ordine in cui noi possiamo proporre le nostre cose. Insomma, sono tutte abilità che sono davvero davvero molto funzionali, e visto che pur sempre questo è un canale dedicato a contenuti di carattere finanziario, aiuteranno tantissimo la tua area delle entrate. Se sei in grado di promuovere te stesso, i tuoi prodotti, i tuoi servizi, la tua professionalità, ne avrai un beneficio molto molto grande. Se ritieni che su questo aspetto qualcosa nella tua pancia invece ti muova in negativo, beh, il mio invito è certamente quello di lavorare su questa emozione, lavorare su questo sentimento, perché proporre qualcosa a qualcuno non è un'attività che in un qualche modo ti dovrebbe far vergognare, soprattutto se credi in quello che proponi. Se credi in quello che proponi, impara a proporlo in maniera efficace, persuasiva e funzionale. Se non ci credi, non proporlo direttamente, perché lì vuol dire che tu sei il primo che non compreresti quell'idea, che non compreresti quel prodotto, non compreresti quel servizio. Insomma, è stato un po' una specie di pistolotto motivazionale questo che ho fatto, ma lo faccio con il cuore davvero, per cercare di darti un consiglio che ti possa aiutare per tutto il resto della tua vita. Ti ringrazio per avermi ascoltato, ti auguro una buona giornata e ricordati, siamo tutti venditori. Ciao da Roberto.